Bentrovati al primo appuntamento settimanale con Sicilia a Mare, il nuovo portale informativo interamente dedicato al mare e a tutte le attività ad esso collegate. E vediamo la prima notizia di apertura che parla dell'isola di Pantelleria, dove a breve saranno avviati gli scavi archeologici finanziati dalla regione siciliana. Questo sito importante che si trova appunto a Pantelleria evidenzia il rapporto che ha sempre avuto l'isola con il suo mare al centro del Mediterraneo. Con i suoi traffici commerciali sin dall'antichità. Altra notizia, il borgo marinario di Speracavallo ospita dall'1 al 3 febbraio una regata velica nazionale, la prima regata del campionato nazionale di vela 29R. E ancora abbiamo una delegazione del distretto della pesca in missione a Malta, dove questa delegazione, guidata dal presidente Nino Carlino, ha incontrato le istituzioni maltesi e anche diciamo, si è parlato anche varie istituzioni in ambito ittico e della pesca maltese, dove si è parlato appunto di un rilancio della cooperazione tra Sicilia e Malta secondo i principi della Blue Economy. E altra notizia, il cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Palermo, dove si è insediato il contrammiraglio Roberto Isidori. Ed ancora l'annosa vicenda del porticciolo della bandita di Palermo, che per l'ennesima volta slittano in primavera i lavori di dragaggio, creando notevoli difficoltà ai pescatori che materialmente non possono uscire più con le proprie barche perché il fondale è impraticabile, perché molto, diciamo, è insabbiato e quindi c'è questo problema che bisogna quanto prima provvedere al dragaggio e a rendere fruibile questa importante struttura. Ci sono altre notizie che io vi rimando appunto a leggerle sia direttamente sul nostro sito, ma anche sui social come Facebook. Siamo presenti su Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e Telegraph. E con questo è proprio tutto. Buon vento a tutti, alla prossima settimana.